spettacolari diavolerie acquatiche pronte a farti schizzare a 30 metri di altezza, mirabolanti attrazioni che vanno dalle storiche caverne ispirate alle miniere siciliane del Novecento a giochi high-tech che guardano al futuro. La Sicilia si prepara ad ospitare il parco divertimenti più importante del Sud Italia con una Etnaland in via di restyling e che a partire dalla primavera del 2013 sarà più grande, con un parco tematico che affiancherà quello acquatico e tante attrazioni in più, 26 per l'esattezza, che si andranno a sommare alle 31 già in funzione. Tra le new entry, The Storm e The Main Train, per provare brividi ad alta quota, ed una Dark Ride, un percorso interattivo ambientato nella scuola del villaggio minerario. A promuovere il progetto del parco, presentato ieri a Roma, l'imprenditore catanese Francesco Russello, che a dispetto della crisi alla possibilità di una ripresa economica ci crede veramente, accettando una sfida costata 50 milioni di euro e che darà spazio a 500 nuovi posti di lavoro. La ricaduta dell'impresa si vede già fin da adesso su tutte le aziende locali che stanno lavorando per la realizzazione di questo parco e l'occupazionale si vedrà soprattutto appena aperto il parco nel 2013 con i nuovi 450-500 posti di lavoro. L'isola col fuoco dentro, questo lo slogan che ha ispirato il nuovo percorso diviso per aree tematiche e che nella sua fase di progettazione ha coinvolto veri e propri guru del settore, con un consulente per la sicurezza già direttore tecnico del Disneyland Paris. Aperto da aprile a settembre, un cambiamento come questo porterà Etnaland, già parco dei record con un trend di 300.000 presenze nei due mesi di apertura, a diventare la terza isola del divertimento in Italia dopo Gardaland e Mirabilandia.